Amici di MarcosBox, benvenuti in questa piccolissima videoguida che va a rispondere ad una delle domande che mi viene posta più spesso da parte di voi lettori, ovvero ho installato KDE Neon, adesso come faccio a installare i driver grafici proprietari della mia scheda Nvidia? Bene, l'installazione è semplicissima, non c'è un tool grafico come su altre distribuzioni, come su Ubuntu, ma su tutte quante le derivate, diciamo, i frameworks ufficiali e derivate famose come Linux Mint, ma possiamo rimediare semplicemente con il nostro amato terminale. Bene, vediamo come fare. Già avete uno spoiler sulla scrivania che vi fa vedere qual è il comando da dare. Basterà aprire il terminale e dare sudo ubuntu drivers autoinstall, digitare invio. Il programma adesso andrà a vedere i driver che sono necessari per la nostra scheda video e li andrà a installare in automatico. Una volta fatto, vi basterà riavviare il sistema e gustarvi la vostra scheda video Nvidia a pieno potenziale sulla vostra KDE Neon. Ci tengo soltanto a sottolineare una cosa: se avete come me problemi di DPI, prima di uscire, andate a dare un piccolo comando che adesso vi faccio vedere se l'istante si sbriga subito a fare, in modo tale da non avere uno dei bug più fastidiosi che ho incontrato su KDE fin dagli albori, ovvero un bug che mi va a sballare praticamente i DPI dello schema. Non so, no, ho sempre pensato. Sempre dato la colpa al monitor, molto probabilmente è anche proprio la colpa del monitor che non viene rilevato correttamente, ma tant'è, adesso vi faccio vedere subito come si può rimediare. Magari mettiamo in pausa e ci rivediamo una volta che va a finire l'installazione dei driver. Bene, rieccoci in questa seconda parte. Come potete vedere, i driver video sono stati installati. Adesso vi mostro come risolvere quel problema del DPI che va a ramengo in alcuni casi. Se avete precedenti installazioni di KDE, Kubuntu, cioè con Kubuntu e altre distribuzioni, e l'installazione dei driver Nvidia non vi ha mai dato problemi di font che si vedono troppo piccoli, passate avanti. Questa parte del video non è per voi. Se invece siete sfigati come me, come al solito, la sfiga mi persegue in una maniera assurda, e con questa piccola guida scopriremo come risolvere il problema dei DPI, questa seconda parte della guida. Come potete vedere, già nel lontano 2016 ci feci un articolo al riguardo, quindi è un bug che sta lì, non lo so, non si verifica su altri desktop environment con la mia configurazione. Allora, la prima cosa è dare sudo nvidia xconfig, in modo da scrivere il file, e adesso con il vostro editor preferito, io nel mio caso git, vado a dare questo, chiedo scusa, mi ero dimenticato che git non dà più la possibilità di installare, di essere eseguito come root. Andiamo però con il super utente, andiamo a andare sudo nano, andiamo a fare il nostro fidato nano, nano nano, nano mano. Questa qua è una battuta che capiranno soltanto i più vecchiotti di voi. 11. Sol.conf. Ok, adesso andiamo nella sezione screen, ma la possiamo anche aggiungere in device. Copiamo la stringa option DPI. Lo potete mettere ovunque. Mettiamo qui, carina, dà un po' di spazio, modifica, incolla. Oh, si è sbagliata la formattazione del testo. Ok, adesso il tasto control sulla tastiera, il tasto O per salvare, invio, control X per uscire. Adesso a riavvio non avrete il problema dei DPI sballati. Ripeto, questa seconda parte della guida è da fare soltanto se avete riscontrato in passato su altre installazioni di driver Nvidia proprietari con KDE il problema dei font che sono tutti quanti sballati al riavvio, al primo riavvio dopo aver installato i driver. Quindi,
Questa guida è soltanto per gli sfigati come me. Come potete vedere nella guida che realizzai tempo fa, adesso devo anche andare ad aggiornare perché utilizzavo Kit nel 2016. Nella guida vi spiego come fare la stessa cosa anche su Manjaro KDE. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità e ci risentiamo a una prossima guida.